Buonasera, siamo con Matteo Renzi, Alessandro Favischi, il giornale, Agnese Pini, via Nazionale Alessandra Piesneri, di Euromedia Research. Alessandra, puoi vedermi i cartelli? Ma esiste un centro? Sì che esiste, esiste. E secondo vedo. te Renzi può essere il leader di questo centro? Ma allora, secondo me sì, però il tema vero è riuscire a capire se riesce ad essere così attrattivo da coinvolgere un grande centro. Ma soprattutto chi ve l'ha detto che, devo essere io, che debba essere io il leader? Cioè, questo spazio c'è. Sì, c'è cioè, chi ci ascolta sa che una parte degli italiani non vuole votare per i sovranisti, che vuol dire essenzialmente Meloni e Salvini, a destra, e non vuole votare per Conte Schlein. Nel mezzo. Chi ci rimane? Vabbè, Renzi ci rimane, e Calenda. Ma no, ce no, ne eh. rimangono in tanti, Vespa, vedrà che no, ce no, ne rimangono no. più di. E attenzione, guai a personalizzare sta roba qua. Mm. Questa roba, qua, nei prossimi nove mesi, otto mesi, vedrete che ci saranno dei cambiamenti costanti. Intanto la gente sta iniziando a dire: Sì, vabbè, la Meloni, brava, simpatica, empatica, però la benzina è aumentata. L'inflazione continua a aumentare. A che questo quello... è il problema, è. Eh, Ragazzi, il... c'è un dato di fatto oggettivo. No, L'immigrazione. Se, se il direttore faccia... mi permette, io sì, grazie, le faccio un'osservazione. No, no, io ragazzo. le faccio un'osservazione di metodo. Eh, eh, il centro, per definizione, è il punto di equilibrio tra destra e sinistra, poi a volte preferisce fare alleanze con la destra, a volte con la sinistra. Se lei fa per intenderci una campagna elettorale o... sia contro la destra che contro la sinistra, Insomma, la gente dice. Ma questa è l'accusa che gli fa calenda tra l'altro. Però, guardi, è su, questo, questo punto, su questo punto. Che mi molti elettori dire. dicono: Ma io lo voterei. Molti elettori di destra dicono: Ma sai che Renzi a me è piaciuto all'epoca? Forse mi può piacere. Ma se continua a dire che la Meloni è incapace, che Salvini è un, un troglodita. Che ma questo non ci rende. ragazzi, un punto di metodo: Io non dico che Salvini è un troglodita. Perché, secondo me, bisogna no, rispettare gli avversari. No, detto io. lo dico, l'ha detto lei. Ma io, che sono lei. un avversario di Salvini e di Conte, non li ho mai insultati. E non inizio no, a insultarli. No, va bene, va bene. Ho fatto io la questione sempre... di Sallusti è politica. Dice come si fa a stare al centro, o stai col centro destro o col centro sinistra? Lui eh. parla solo delle ipotesi della destra, ma c'è anche la sinistra, no. potremmo dire le stesse cose. Io la dico così, alle europee chi ci ascolta vota con il proporzionale, che vuol dire non ci sono le alleanze delle politiche o del comune o delle regionali. Le europee sono l'unico appuntamento elettorale in cui si vota con un sistema proporzionale, fuori dal politichese. Questa è l'unica occasione in cui un centro può davvero farsi strada, non come eh, tranquillizzatore della destra e della sinistra, ma come alternativa. Allora io faccio degli esempi. Voglio prendere i voti della giustizia, che oggi nel centrodestra sovranista nessuno può prendere i voti per la giustizia giusta, perché da quando non c'è più Berlusconi, quella battaglia per il garantismo non la fa Tajani, che non fa nessuna battaglia per definizione, perché è uno che per definizione non fa una battaglia. Non la fanno Salvini e Meloni, che anzi sono giustizialisti. Allora dico, voglio prendere, cari elettori di Forza Italia, i voti sulla giustizia. E dall'altro lato sul lavoro. Il PD nostro, quello che ha preso il 40%, faceva il Jobs Act, l'industria 4.0, la decontribuzione, l'Irap costo del lavoro, l'ACE, patent box e va avanti per due ore. Quel mondo lì non sta con la Schlein, perché la Schlein ormai è la sesta stella di Conte. E' reddito di cittadinanza, e' super bonus, e' Ucraina, e' CGL, e' toghe rosse. Allora io voglio prendere a sinistra i voti di quelli che ci votavano per il lavoro, a destra che ci votavano per la giustizia e dire ora o or mai più, anche perché però, in Europa è un casino, parlando, in Europa la situazione è un casino, o si cambia parlando, o non c'è una lira qui. Parlando Euro. proprio d'Europa, dove appunto si corre da soli, però voi un progetto di centro l'avevate con calenda, un, me, un anno e cinque mesi fa l'avete imbastito e l'avete mandato in fumo, ora perfino Macron ha fatto un appello ad Azione Italia Viva per riuscire a trovare un, un modo per stare insieme perché il vero rischio è di non arrivare alla soglia di sbarramento del 4%. Come Fioroni vi ha fatto gli appelli, troviamo una ah, modalità... Passare da crona a Fioroni è eh, impegnativo, impegnativo, diciamo, impegnativo, però va sì, bene. Però per dire che da, da un estremo all'altro tutti vi provano a far ragionare sul fatto che da soli Ma guardi, non, non, non ci sono. Vediamo di essere fatto. molto chiari. Io con Carlo Calenda non ho nessun problema personale. Calenda l'ho fatto viceministro, ministro, ambasciatore... Candidato al Comune di Roma, l'ho sostenuto alle europee. Poi si è dimesso dalle europee, si è dimesso dal Comune di Roma, ha lasciato a metà un po' di cosette. Lui, all'improvviso, ha rotto il, la Federazione del Terzo Polo, del quale, della quale pure era il presidente. Per essere chiari, vogliamo stare un altro anno su questa telenovela? Io no. Le cose sono molto chiare. Se si vuol fare la lista unitaria, io non ho problemi, ci sto. Per capire chi è il responsabile della rottura, basta fare questa domanda, chi è che sarebbe disponibile domani mattina a fare la lista? Noi ci siamo. Ma se Calenda non è calenda disponibile, scusi perché voglio dire, se Calenda non è disponibile, con tutto l'affetto per Calenda che cambia di una volta al mese, io scherzando dico che più che Calenda è un calendario, è un ca a ottobre lo dice in un modo, a novembre in un altro, come il calendario Pirelli un po' meno affascinante e intrigante, mettiamola così, Calenda faccia quello che crede, se vuol fare l'accordo noi ci siamo, se non lo vuol fare, amici come prima, ma qui c'è un problema che la gente non arriva alla fine del mese e l'Europa rischia di scomparire. Perché io sono stato Presidente del Consiglio quando c'era la Presidenza italiana. Noi abbiamo un problema, uno, demografico, l'Europa conta sempre meno, chi gira il mondo sa che decidono tutto americani e cinesi, due, stiamo ammazzando pezzi di industria in Europa. Cioè la manifattura dall'industria della macchina, cioè l'automotive, all'industria manifatturiera tradizionale, l'Europa ha fatto delle scelte sbagliate. Siccome io non sono sovranista, io credo nell'Europa, voglio gli Stati Uniti d'Europa, voglio occuparmi di questo. Poi lo capisco che ci siano le dinamiche piccoline, piccoline, dei piccoli risentimenti. Beh, ma questo personali. è il programma della Meloni, per esempio, sull'Europa e sulle televisi. Chi sono gli alleati? Cioè l'ha la... messo per iscritto anche nel libro. Chi non, sono voglio, gli... non voglio autocetarmi. Ma... Allora, facciamo un piccolo stacchetto pubblicitario <ride> del libro che insieme alla sua... spiega esattamente Salusti, le sue parole sono sovrapponibili. Senta Sallusti, ma lei che ha visto quel libro che si chiama La versione di Giorgia, io glielo dico scherzando, si chiama La conversione di Giorgia, perché si è convertita su tutto. La Meloni... Io diceva, non so se si è convertita, scusi, ma la pensa come lei adesso Non lo so come la pensa, c'è cioè, una un Meloni 1 e una, una Meloni 2. La Meloni 1 dice, io in Europa Voleva uscire dall'euro Ora ore per le ore, bene. Voleva. Mi, mi, mi definiva un idiota. Sempre questa gentilezza dei toni. Quando io dicevo che bisognava andare con la Nato in Lituania. Sì, ma... Oggi è per la Nato. Benissimo, andiamo sulla sostanza. La Meloni dice: Sull'immigrazione, l'Europa deve fare di più. Brava! Viva la Meloni! Chi è che dice di no a questa posizione? I polacchi? E Orban. No. I francesi e i tedeschi. Aspetti. Con chi sono i, i francesi polacchi? No, sono due cose diverse, salusti, no, Perché sono... la linea <ride> delle dichiarazioni tedeschi. finali del Consiglio europeo le hanno contestate. Le linee, il documento finale, è stato contestato dai polacchi e dai, ehm, dagli ungheresi. Poi c'è un atteggiamento un po' ipocrita di francesi ma, e tedeschi, bom. che è un'altra storia, ma io sono disponibile su questo a parlarne. Mi faccia finire il ragionamento politico. A quale partito europeo è iscritto il primo ministro polacco? che ha bloccato la proposta della Meloni. Lo dica. Sì. Al Partito Conservatore. Chi è il capo del Partito Conservatore in Europa? Giorgia Meloni. Allora complicato. vedete che c'è una differenza. Io non è che faccio polemica, perché se la Meloni ottiene risultati, sono contento. Ma è la Meloni che faceva gli spot dal benzinaio e poi ha aumentato le accise. Però lei un anno fa era collaborativo col governo. ha parte delle riforme sulla giustizia, sono pronto ad appoggiare le scelte del Sono governo. disponibile. Così, Riconfermo la disponibilità. Che è successo, Vini, in questo anno? Che la Meloni ha chiacchierato, e ha ragione Sallusti, spesso ha detto cose giuste. In teoria, ma poi dopo un anno non è realizzato niente. Facciamo l'esempio: lei dice le riforme. Un anno fa Meloni ha detto voglio l'elezione diretta o del Premier o certo. del Presidente della Repubblica. Io preferisco il Premier. Però lei ha dato questa alternativa. Beh, ma ci stanno arrivando, dai. Sì. Uy, non è che si va in un giorno questo. Ma, ma eh. Ho capito. Vespa, so, io sto guardando i fatti. In un anno, voi mi dite perché hai cambiato idea sulle riforme? No, no. Io sono sempre favorevole. Se le porta in aula, voto a favore. Se Nordio porta in aula la separazione delle carriere, voto a favore. Se Nordio porta in aula i provvedimenti per dire che chi sbaglia paga, voto a favore. Dopodiché, sull'immigrazione, io parto dal presupposto che quando trovi uno in mare, lo salvi. Ok? Ho fatto un discorso dopo Cutro per dire che è la cultura italiana, duemila anni di civiltà che ci dicono questo. Ma la Meloni è finita. La Meloni non salva il bambino in mare. Non ho detto questo, ho detto che la Meloni nel 2014 fece un discorso sbagliato da Floris dicendo che andavano lasciati a affogare. Però, Salusti, però, il concetto della Meloni qual è? È che sull'immigrazione, una volta sì. che li hai salvati, dove li metti? Però, li metti nel, scusi, fammi faccia finire. Sì. Li metti nei centri di detenzione o li mandi a lavorare? Io la vedo così. Che significa li mandi a lavorare? Significa che lei oggi, a Vespa, faccio un conto sbagliato per difetto, circa mila posti di lavoro che non vengono coperti. Ok? Bassi. Ci stiamo capendo su questo, diciamo mila posti di lavoro che non vengono coperti né dagli italiani né dagli stranieri. In parte è un problema educativo, cioè mancano quelle che, quelli bravi che il chiamano gli skills. E lei prende skills. un immigrato che sbarca da Lampedusa e lo manda in lo fabbrica. Lo mando a fare il centro di formazione se vuole stare in Italia, lo mando a lavorare perché, perché quando lei va a Brescia, a Bergamo, <coughs> vede che ci sono intere fabbriche mandate avanti dai migranti perché le... Scusi, le badanti oggi, di solito sono dell'est europeo, non del centro dell'Africa, ma le badanti oggi sono in stragrande maggioranza persone straniere. Ma quando gli albanesi arrivavano 25 anni fa in Italia e tutti dicevamo è un'invasione, poi attraverso il lavoro si sono integrati. La domanda ma è, come in, Italia, quelli, in Italia, chi sta in Italia? Se finisco. quelli non ci vogliono andare, Ebbene, che c'è ecco rimandano? Il, il stato di detenzione? Come no, no scusi, questo è il punto fondamentale. In Italia, chi sta in Italia sì. deve rispettare le regole italiane. Perfetto. E quindi si piglia, e anziché continuare eh. a fare quella retorica del rimandiamoli tutti a casa loro, che poi ti no. scappano da tutte le parti. Ho oh, capito, ma Perché se e quello e molte non vuole volte che vuole dal Brennero Perfetto. o a Medio non vuole andare rifabbrica che ci fa? O sta alle regole italiane, o a quel punto lo metti in un percorso in cui se ne torna a casa. Ma vede, Vespa, il problema è tutto di paura. Diciamoci la verità. La destra ha vinto le elezioni giocando sulla paura del diverso, sulla paura dello straniero. Ha detto questi arrivano e ci invadono. Non è così. In Germania, no. lo diciamo agli italiani per una volta così che no, no, siamo ma liberi. Però lei non può capire eh, alle destre numero, quello che scusi, le destre saluto, non hanno detto. Saluto. Scusi, Salusti, un numero. Sa quanti sono stati nel 2022 i migranti arrivati in Germania? Lo sapete? Un milione e trecentomila. In Italia sono arrivati meno di 100.000, cioè poco più di 100.000 lo scorso sì, anno. Soprattutto a Siria. Il rapporto mila, è 1 a 10 un milione, non un milione, tre. Un milione un e tre. Un milione e tre, no, però ci hanno il problema gli ucraini. Un milione e tre, perché c'hanno ucraini e afghani. Perché nel, è arrivato sì, un bel. Sì. Ehm, così come erano un milione e 150.000 quando arrivarono i, i siriani, siriani nel 2015. Siriani. Allora il problema è, non è il numero, il problema è che la Merkel li prendeva e le diceva te. Vieni e vai a lavorare. Poi si è pentita meramente anche la Merkel. Ma io e penso che la Merkel si dovrebbe pentire del nucleare, non <coughs> dell'immigrazione. Perché in realtà, se, tu, se lei guarda, c'è un dato di fatto oggettivo: e cioè che il problema non è se il migrante arriva in Italia, il problema è se il migrante sta fermo alla stazione di Milano. Lei ho sentito che prende un treno stasera. Quando prende il treno e arriva, e arriva alle mezzanotte sì, però, a Milano, e trova un sentimento senente. di insicurezza che, che deriva dalla tua... Che, che effetto le ha fatto l'ultima polemica a governo Toghe, insomma, dopo la sentenza di Catania? Uh, io penso che noi dobbiamo evitare che i magistrati facciano politica. E dobbiamo far sì che i governi scrivano la, bene la le vista leggi. Non ho detto come strumentale la sentenza. No, che non è ho arrivata. detto questo. Ho detto due cose diverse. Ho detto che i magistrati devono evitare di fare politica e che i governanti devono scrivere bene le leggi. Perché, se uno scrive la legge in modo tale da lasciare un appiglio, è chiaro che qualcuno si E secondo ci si lei quindi fa. quella legge è scritta male? Beh, su alcuni passaggi, secondo me, era discutibile. Dall'altro lato, però, capisco anche chi dice: scusate, eh, ma com'è possibile che quel magistrato lì ha fatto un post di sostegno? Mi pare fosse potere al popolo. La rifondazione. Cos'è? La rifondazione comunista. Allora, il tema centrale è evitare lo scontro Perché, mentre noi stiamo a discutere di queste cose di scontro ideologico, qui c'hai l'inflazione che aumenta. Io ho detto, scherzando prima, da Vespa a 5 minuti, che la pesca dell'Esselunga, geniale campagna, a me è piaciuta moltissimo, di comunicazione. Tutti a parlare della pesca, nessuno dice che in due anni è diminuito il numero delle persone che acquistano frutta e verdura ed è aumentato il costo del 9%. Lo dice il rapporto COP del sì. 2023, non dell'Esselunga, COP, ma siamo sempre grande distribuzione. Va allora, diciamo il è. problema è che il cevo medio ne fa più e su questo, questo la Meloni non sta facendo niente. Dall'altro lato, la Meloni è fortunata perché c'ha l'opposizione peggiore del mondo. Allora, perché sentiamo ragazzi, un momento sullo, sullo scontro giudici governo Antonio Piolito, editorialista del Corriere della Sera. di Renzi al centro. Cartello 2 il centro politico può competere con centrosinistra, centrosinistra e movimento 5 Stelle sì per il 24%, no per il 55, come sono messi queste persone Beh, intanto è un'alternativa un in grado di poter dare quel 24,3% rappresenta un bacino d'utenza, cioè Ovviamente le persone che possono essere raccolte, non a caso determinati partiti proprio si stazionavano tipo Forza Italia o alcuni altri partiti del centro. La maggior parte, cioè il, praticamente di Azione il 97,8 invece di Italia Viva il 54,2 e il 45% pensano. Allora, cartello 4, Matteo Renzi e Carlo Calenda, devono tornare uniti o rimanere separati? Ognuno a capo della propria forza politica, E eh, qui la maggioranza dice separati, 47% allora, con il 28%. Sì, ma la cosa bella, che riprende le parole che diceva prima il senatore Renzi, che tornare uniti gli elettori di Italia Viva l'83%, mentre gli elettori di azione solamente per il 39,8% e quindi, quindi è chiaro seguono il loro leader basta che sia chiaro chi ha rotto punto. Allora, cartello 5 allora. se Vattorenzi costituisse chiaro, un grande può, partito di centro lei lo voterebbe? allora il voto attuale nel sondaggio malefico di Alessandro Ghisleri è 3.3 .3. <ride> 3. Oh, no, non... 3, 3 vuol dire che ci siamo 3.3 ah, okay. allora da poi lei fa un voto, ragionamento il bacino di voto Italia è il centro renzi da dove arrivano voti lei vede un bacino del 6 65 Ruba un punto da Forza Italia, un punto al Partito Democratico, 07 da Azione, poi si prende i suoi 3 3 e altri indecisi. Cioè, ovviamente quello. abbiamo cercato di fare un calcolo matematico che è un gioco, un esercizio puramente matematico per far capire da dove arrivano i voti. Perché dire che arriva, l'X per cento non rende l'idea. Forza Italia è a rischio per un 1% su quel 7% che ha attualmente. Il Partito Democratico, che è intorno al 19% perché sta al di sotto della soglia, diciamo, psicologica del 20. Perderebbe un 1% che però per lui è molto più, più importante perché è il 20%. Infatti, Azione Calenda quasi un calcolo per il che fa Renzi, questo 6% gli tornerebbe, eh, devo dire, vabbè, gli tornerebbe. Ma non è, più. guardi, che facciamo il 6 e non il ci siamo 4, 4, vediamo. È chiaro che il mio obiettivo è prendere un po' di voti a Forza Italia sui temi della giustizia <ride> e un po' di voti al PD sui temi, temi del, del riformismo e del lavoro. Dopodiché, vediamo, decidete voi se mandare in Europa chi è in grado di provare a cambiare le cose in Europa o se vi va bene l'Europa così com'è, ma con grande libertà, perché noi siamo tutti a dire ma qui se tu hai parti dal 3, 3, 3, 2, quanto è, prendi l'1% a Forza Italia, l'1% al PD, è evidente che hai lo spazio per essere decisivo in Europa, ma facciamolo sui contenuti, ragazzi qui sta morendo l'Europa, bisogna portare la gente a votare però. Questo è un altro tema, secondo me, secondo me è fondamentale, perché non so quanto, quanto lo date l'affluenza, perché l'Europa... è le europee sono storicamente 55. molto più basse Guardi, facciamo una scommessa: no, me no, no, le scommesse ah. con lei, poi non è più andato là sul Monte. No, si sì, sì, sono andate ah, no, 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 ferma okay. lì. Ferma okay. è, è, è è, è per il foglio, ha unorato Non era il vino di Vespa, ma era un altro vino, quindi va bene. Era buono lo stesso. Ok, si andrà sotto 50. Secondo me, se lei guarda lo storico dell'affluenza, lei vede 57-54, le europee si vota il 9 giugno, un po' più là, intorno al 50: e attenzione. Se continua così, anche quelli che so, non vanno a votare aumenta. sono quelli di destra. Mm. Perché quelli che volevano votare e cioè. si erano convinti della rivelazione Meloni tra nove mesi o vedono un po' di risultati guardando un portafoglio, non guardando Salustri e Renzi in tv. Quando vanno in portafoglio dicono bene, vedo risultati, o se hanno immigrazione crescente, benzina crescente, inflazione crescente, anche giramento di scatole crescente. Quindi... Vedrà che secondo me queste percentuali si riposizionano. L'inflazione sta scendendo. Quindi, cioè. Poi, ragazzi, se hanno preso con Forza Italia, Berlusconi. Se Berlusconi ha preso l'otto. Cioè, se Forza Italia, con Berlusconi ha preso l'otto, con Tajani. Prendi meno. Cioè, con tutto il rispetto per Tajani. Io dico sempre che con Berlusconi è Forza Italia, con Tajani è debolezza Italia. Perché Vabbè. uno che votava Forza Italia, vede Tajani e dice: ragazzi, questo non è Berlusconi. Allora, andiamo eh, con... però. No, non mi questo perché eh? sì, No, no, presidente, no. onestamente, però. Yeah. Tagliani Berluscon... sarà anche una debolezza, ma è il doppio della sua forza, o il triplo. Guardi, nell'ultima elezione Quindi, lezioni, se Tagliani è debole lo... col 6, lei, lei col 3. Tre... Guardi, Salusti, anche su questo, oh. rivediamoci. Visto che lei dice che Tagliani prende il triplo nostro, rivediamoci il 10 di giugno. No, non lo Io so, le dico, dico, le dico una cosa. cosa lei, la situazione oggi. Lei se Tagliani è debole, è al 7? Scusi, e, le dico questo. E Renzi che è al 3, com'è? che. Vede, Salusti, lei vive di sondaggi e le sono, come dire, nel cuore per tutta questa vita difficile che deve fare. Le ho fatto un'altra riflessione, ti ho detto Silvio Berlusconi ha preso l'8,1% eh. lei pensa che Tajani possa fare come Silvio Berlusconi? io penso che farà la metà di Silvio però Berlusconi però hanno, hanno un buon territorio ragazzi, forse oh. Italia è un territorio importante cioè, sto dicendo uno, Ma io non ho, oh, eh, qui siamo a chiacchierare a bar dello sport no, Mi sto no. dicendo, io, va a che al tavolo c'è lei e c'è Sanlusto e l'unico berlusconiano sono io a dire che con Berlusconi è diverso <ride> qui ragazzi è il mondo alla rovescia direbbe Mannacci, il mondo è al contrario Oh, vi sto dicendo, Silvio Berlusconi ha preso l'8%, avrà avuto qualche, qualche quid in più di italiani. Poi se pensate che Tajani sia meglio di Berlusconi, no, guarda, io Silvio mi scappello... Berlusconi, Silvio Berlusconi ha preso quasi il 30%... No, se le per ultime elezioni, Salusti. Anche io Appunto. ho preso il 41%. Poi mi sono svegliato tutto sudato. <ride> dai, via, Salusti. Le ultime elezioni ha preso l'8... Adesso, adesso, ha preso l'8, ma sei. siamo lì... E adesso è al 7, scusa. Lei si sente lo stridello de, de, delle unghie no, sui no, denti che difende, non difende non Tajani. Ma non è che la Ghisleri, non è la gazzetta ufficiale, io la stimo molto... Ma tutti i sondaggi della... Esatto, va bene. Ragazzi, vediamo bene. Non sono più che solo io. casa, volete voi e Salvatore Cermenele, Giorgia Meloni al Festival delle Regioni a Torino. Allora vediamo un momento se viene promosso o bocciata la Meloni nei rapporti con gli altri leader europei. Andiamo a vedere un momento. Allora la promuovi il 40%, 39,8%, la boccia il 48,7%. Allora c'è un altissimo consenso come... Si immagina da parte di, di Forza Italia, il 95%, Italia, meno 76% dalla Lega, poi naturalmente è molto basso intorno, ma incredibile questo 3% di più Europa, 11% il Partito Democratico, 10% più o meno equivalenti in momento, azione di Calenda 27%, 23% gli elettori della Viva e, e, e poi gli altri. Il cartello successivo, il governo guidato da Giorgia Meloni, quanto durerà? Tutta la legislatura 41%, 49, fino al 26,8, fino al 25 soltanto 10%, fino alle prossime elezioni europee 18%, pochi mesi eccetera. Lei dice quanto durerà? Ma qua diciamo che praticamente i più ottimisti ovviamente sono coloro che sono al governo. C'è un dato interessante, noi l'avevamo fatto anche alla fine di settembre questa domanda e fino alle prossime elezioni europee era molto più basso di 4 punti rispetto, di, sì, 4 punti rispetto ad adesso. Con tutto quello che sta accadendo si sta creando come dire, un, un, un esame importante, quello di giugno Europee, anche per questo governo allora, e la gente lo sta comprendendo. Quanto bene. è probabile, secondo lei, che possa aver costituito un governo tecnico questa legislatura? Il 59% dice improbabile, il 26% probabile. Lei che dice? Governo tecnico esiste solo nei discorsi della Meloni. La Meloni ha smesso di governare, ha ammesso che abbia iniziato, e ha iniziato a dire vogliono sostituirmi col governo tecnico. Beh, è una... In prima pagina Repubblica e la Stampa no, gli hanno detto vabbè, che si sta scusi, preparando Ma scusi, ma da quando è qua il Presidente del Consiglio, dalla mattina alla sera, anziché preoccuparsi del costo della frutta e della verdura, della benzina e dei problemi degli italiani, guarda Repubblica e la Stampa? Ora io capisco che voi siate uno, due, tre giornalisti più un'autorevolissima commentatrice dei giornali. Sì. E quindi parliamo benissimo di Repubblica, della stampa, del QN, del giornale, di tutti. Però ragazzi, qui c'è un problema. Del governo tecnico si parla soltanto perché il governo politico non sta facendo niente. Allora, il mio suggerimento al Presidente del Consiglio è, cara Giorgia, lascia stare gli incubi, non inseguire i fantasmi. Hai qualcosa da fare sulla legge di bilancio? Dove li metti questi soldi? Li vuoi mettere su qualcosa di concreto? Lo vogliamo dire agli italiani che nella scorsa legge di bilancio Meloni ha dato 892 milioni di euro alle società di calcio? La Meloni ha dato 892 milioni di euro ai presidenti di Serie A. Ma anziché darli ai presidenti di Serie A, darli al ceto medio, darli alle famiglie, darli a chi non arriva alla fine del mese. E smetti di vivere di incubi. Al governo tecnico crede solo la Meloni. E sa perché? Perché la Meloni ha smesso di credere al suo governo. Io dico che va al 2027, ma fa un rimpasto, perché ha dei ministri improvvisati, ma lo sanno tutti, dei Alessandro? ministri... Alessandro? Ah, guarda, anche Salusti, che mi il, no, no, no. il, il problema, dal mio punto di vista, ovviamente, è, è di Renzi è che esagera e quindi diventa incredibile e quindi poco affidabile. Perché dire che questo governo non ha fatto niente... Uno può dire che questo governo non ha fatto tutto quello che avrebbe potuto fare in un anno. Ma dica che questo governo non ha fatto niente. Su cosa io, ha le fatto? Segnalo, io le segnalo che l'occupazione è ai massimi storici, la disoccupazione è ai minimi storici. Il cugno... quali No, ti faccio a finire. Ma però. mi dica quali leggi. Il cuneo fiscale ha, 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 fiscale ha prodotto un po' di, come dire, di, di contanti nelle tasche degli, degli italiani, e poi potremmo qui elencare, ma non sono io l'avvocato difensore. Ci le, le, voglio dire, le voglio dire, quando lei diventa paradossale dice cioè che questo governo non ha fatto niente è un consiglio non richiesto che le do non diventa più credibile perché... la ringrazio, la ringrazio no, no, molto no, semplicemente le faccio come una si dover... fa a dire Mi che dice... non ha fatto scusi, niente scusi salusti io ho fatto il presidente del consiglio eh, e le posso dire le cose che abbiamo fatto ma, sì, ma lei è, le è stato bravissimo no, no, no. tanto ma, è vero che è, è ma caduto ma guardi, ho avuto per colpa mia e qui sono presidente. tutti stupidi no, Sallusti, eh, però lei è durato un anno e mezzo presidente Sallusti, qualche errore l'aveva fatto anche lei io di errori ne ho fatti a bizzeffe Quasi appunto. quanto lei come direttore Il di punto più. che mi dico di è un altro Mi dice un provvedimento fatto dal governo Non mi dica quanto è aumentata l'occupazione Perché io sono l'unico in questo Parlamento Che ha detto, cara Meloni Se fai la riforma della giustizia voto a favore E i miei ex compagni di sinistra mi hanno attaccato Però la riforma non l'ha fatta no. Aspetti, ha fatto il decreto sul rave party Ha fatto il dibattito sul POS Ha detto che avrebbe bloccato il blocco navale Sa qual è in Italia l'unico che ha fatto il blocco navale? Mi... Giorgio Napolitano nel 1997 sì. con con l'Albania col governo vero, Prodi, vero? Era 25 anni fa. Ma lei è convinta che riuscirà a farlo il blocco, normale, eh? non è che ha cambiato Ma, ma anch'io sono convinto eh. che diventerò biondo no, con gli occhi azzurri dire, e bello voglio come dire io Brad Pitt, capisco, io non capisco, non è capisco che è facile, ma lei dovrebbe sapere avendo fatto quel mestiere che se, se le cose si vogliono fare bene e se non si ha la scadenza, non si è un governo a, a, a scadenza, no? ma c'è un governo che ha davanti ai cinque anni per fare una riforma della giustizia, per fare una riforma costituzionale, lei ne sa qualcosa per fare le riforme che servono al Paese. Non è Ci che un anno che è tantissimo. Benissimo. Le no, faccio una domanda. Lei dice e lo spiega, dice: melodia? Io voglio essere giudicato dopo cinque anni. Se tra tre anni non ha ancora fatto la riforma della giustizia, non ha ancora fatto quella, allora uno comincia a dire Oh. Ma è una No, no, ma guardi, me, ma... me lo permette una frase semplice: eh, dopo io sette mesi, c'è cioè questo che trovo paradossale. Guardi, la Meloni è al governo da un anno. Eh. Io sono l'unico che in Parlamento dall'opposizione le ha dato credito. Le domando, visto che lei giustamente no. difende la Meloni, no, al di là delle cose che ha scritto nel suo libro interessantissime, ci sono cose che ha scritto in Gazzetta Ufficiale? Perché io sono fatto in modo strano. Per me il suo libro, è... io l'ho letto, l'ho comprato e l'ho letto e l'ho trovato interessante, anche sotto il profilo umano, i suoi momenti di Palazzo Chigi. Ci sono passato so cosa si prova quindi ho il massimo di simpatia e empatia umana ma qui ciò che lei scrive con l'inchiostro sul libro per quello che mi riguarda me cittadino vale zero le ho detto quali sono le leggi sull'immigrazione la Mirloni ha fatto ore e ore di discussioni sul POS, è vero o no? ha fatto ore e ore di discussioni non, 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 non sui più di quelle che meritavano di essere grilli, fatte sugli grilli, sugli insetti da mangiare. Ora è un tema affascinante. Io, come dire, non sono uno da grilli, sono uno da bistecca alla fiorentina. Sì. Però la allora La rispondo così: risposta... allora porta bene perché l'occupazione sale, la disoccupazione scende, gli italiani hanno qualche soldino. Ma va tutto bene. Allora ma no, ne... dico, dai, no, va parlare bene. dei grilli quindi, porta allora, bene. Abbiamo, abbiamo Beh, capito so. che la Meloni non scrive leggi, ma porta bene. E porta Vabbè. bene: che la al fattore... meglio portare bene allora, diciamo che, che porta bene. La linea di Sallustia è: la Meloni non fa leggi, ma al fatturino. È, 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 è interessante che Renzi dica che non c'è comunque pericolo di governo tecnico, perché lui se ne intende di. Di cadute no, di governo, ma, quindi... ma quelli non, non se ne andranno mai. Ma si immagina Salvini ha già fatto una volta: e ancora a leccarsi le ferite quando perché tutti a dirmi, ma tu l'hai fatto fuori? È perché lui si è dimesso o meglio, ha fatto il caos con Conte e io mi sono buttato nel Però mezzo su, su uno ma se spread, su uno, uno spread, non parte di, da un errore è, caduto, è, è caduto il governo per lo scopo. su uno spread alto, molto più alto era 500 punti, Beh. la siamo a 200 guardate, io capisco che voi siate giustamente interessati a fantascenari io sono molto più terreni 5 sono... miliardi di ieri di titoli di Stato non è un fantascenario, è un fatto Vuol eh, dire che gli italiani hanno melone. fiducia in questo, in questo momento? Gli Io penso che gli italiani, scusi Sallusti, sì. però anche lì diamo merito a San Giorgio di tutto, però gli italiani, non so quanti italiani a casa hanno un po' di soldi in banca. Hanno un titolo di Stato che gli dà, mi sembra, il 4,05, non mi ricordo quanto era il 4,01. Se vanno in banca gli danno lo 0,3. Eh. Vedono il titolo di Stato che gli dà il 4,1, non è che lo fanno per la Meloni, Salusti le un segreto, lo fanno per i loro soldi. Allora, e fanno andiamo a vedere Forza Italia, visto che, eh, che è il prossimo obiettivo di Renzi, a Pesto, Mauro Gilberti e Giulio Benin. <ride> Diamo un merito anche alla Meloni. Grazie al senatore Renzi per essere stato lavoro. Grazie a voi. voi. Grazie.